La tecnica della cartapesta non nasce prettamente a Lecce, arriva intorno alla fine del 1500 dopo essere stata sperimentata in varie città d'Italia. In altre città scompare, ma a Lecce germoglia per una necessità soprattutto sacra. Intorno alla fine del 1500, all'inizio del 1600, c'erano processioni che duravano vari giorni. Gli unici materiali che c'erano in quel periodo, parliamo di statue di 1,80 m, di 2 metri, con materiali tipo il marmo, la pietra leccese, il legno, il bronzo, materiali molto pesanti da tenere in processione per vari giorni. Quindi nacque la cartapesta esclusivamente per il fattore peso. Tutte le statue in cartapesta sono sempre realizzate allo stesso modo. C'è sempre lo scheletro in ferro come prima fase, viene ricoperto di paglia per creare la muscolatura. Poi si modellano testa, mani e piedi, sono in terracotta, almeno per queste misure piccole. Vengono incollate sul busto, dopodiché c'è un primo strato di carta per irrobustire la struttura. Dopodiché, eccola qui la fase più particolare della lavorazione, che è la fase della vestizione, con dei fogli di carta che vengono imbevuti di colla di farina e modellati sulla statua a mo' di vestito vero e proprio. Una volta asciugata, la statua acquista questa consistenza. Spesso ci chiedono se c'è il rischio che la tradizione della cartapesta a Lecce possa finire. Io credo di no, perché è così radicata nel territorio che finché ci sarà la domanda, ci sarà sempre l'offerta di giovani che vorranno sempre cominciare questa passione lavoro. Vai Luigi, che riuscirai a finirla una statua. Il laboratorio Cartapesta Riso, composto da me e da altri due fratelli, nasce nel 1981, diciamo quando abbiamo cominciato a frequentare la bottega del maestro Malecore. Si nasce andando in bottega a 14-15 anni, cominciando a pulire a terra, come era ancora il sistema dei vecchi garzoni di bottega. Poi piano piano si cresce aumentando la qualità delle proprie tecniche. C'è un posto qua per me da cartapestaio? Da subito, ovviamente la prima cosa pulirai a terra, è il primo lavoro che farai nel laboratorio, lo si dà, è scontato. Forse è il caso che inizio da per pulire. Niente male, con l'inizio delle cosiddette scoppole, quelle te le devi pigliare per forza.